i 350 titoli, quindi si pone come una delle, lo diciamo immodestamente, più importanti case editrici veneziane, sicuramente la più importante. Per quanto riguarda i titoli da noi pubblicati, ecco, inauguriamo una nuova collana che si chiama Venezia, Fiabe e Leggende, e questa collana è curata da Daniela Zambomini, che è oltretutto la nostra co-direttrice di Nexus. Detto questo, io mi fermo qui dicendo che il libro è in vendita, costa 12 euro, ma per questa occasione sarà dato a 10 euro. E mi auguro che ognuno di voi ne prenda almeno due copie, una per sé e una per da regalare, se non almeno tre, e che vi facciate tutti quanti ambasciatori di questo libro, che è davvero molto interessante. E il libro sarà presentato appunto da Daniela Zambomini et ali, e poi avremo le belle letture di Gianni Mori. Grazie per essere intervenuti, e come vedete concludo, ci sono queste bellissime portate, come si chiamano? Queste sono proprio Zalì. Fatti da noi. Fatte da noi, editrici, tutto lì. Grazie per... grazie. Buonasera, grazie. Allora, io ho voluto fortemente questa collana di Supernova. Ringrazio l'editore che alla fine si è lasciato convincere dalla mia testardaggine. È una battaglia questa a favore delle fiabe e del mondo del fantastico che conduco da circa una quarantina di anni, e in particolare per le fiabe, per restituire a questo tipo di racconti quella dignità di genere letterario che hanno, perché tali sono, un genere letterario, e per sfatare due pregiudizi giganteschi, tanto più difficili da combattere, quanto più radicati nell'opinione comune, e cioè che le fiabe siano semplici e che siano state scritte solo per i bambini. Ma questo è un altro discorso, lo faremo in qualche occasione, dove spero di vedervi altrettanto numerosi di oggi. Allora, siamo a questo libro che si intitola C'è un cammello a Venezia. È una storia molto curiosa, è la storia di questo animale, di questo cammello, che esce da una condizione di pietra e si fa animale vero e proprio, e comincia un suo percorso, un suo itinerario che lo porta da un sestriere, da Cannareggio, a San Marco, naturalmente incontrando personaggi e incontrando avventure, per finire con un'avventura pazzesca che è un concerto alla Fenice. Dicevo appunto, è un libro molto curioso, scritto a quattro mani da Gemma Moldi e da Alessandra Parazzi. Arricchito anche dalle illustrazioni, dai disegni che Gemma ha fatto apposta. Brava Gemma, complimenti. Le nostre autrici, non serve parlarne molto, ma capirete quanto siano creative. Dirò solo due parole su di loro perché se lo meritano, anche se provare anche vagamente ad abbozzare una biografia sul loro conto è arduo, perché è una biografia ricchissima di avvenimenti, di eventi, di approfondimenti culturali e anche di premi. Allora, Gemma, per esempio, laureata in filosofia all'Università di Venezia, è molto sensibile al settore ambiente, e proprio da Legambiente ha ricevuto un premio importantissimo. Quindi già questa sua inclinazione dice molto del personaggio. E naturalmente non è alla sua prima esperienza editoriale, perché ha già pubblicato un libro di una favola che si intitola La renna Marfolia, illustrata dalla sua talentosa sorella, disegnatrice molto brava, e poi un altro testo che ha anche questo un titolo molto curioso, Bucaggio e formaggio,
ed è uscito con le edizioni del Messaggero, con l'anno importante. Si interessa di laboratori teatrali, di sensibile anche al disagio giovanile e alle difficoltà nell'apprendimento, e quindi teatro, narrativa, ambiente, di tutto fa un'esperienza sentimentale e professionale importante. Di Alessandra Prato, laureata veneziana come la sua compagna di scrittura e laureata in lettere con una tesi sulla storia della musica, direi, semplificando al massimo, che la sua passione è quella per il teatro. Sono più di 30 anni, una trentina di anni, che è collaboratrice e responsabile di una associazione culturale, il Giardino del Principe, molto interessante anche come titolo, che si occupa appunto di riscrivere e mettere in scena testi teatrali relativi al Rinascimento e al Settecento italiano, ma in particolare veneziano. È anche associata a un'altra istituzione che si intitola La Platea, naturalmente il nome dice di che cosa si occupa, scrive, rielabora, mette in scena, interpreta i suoi testi teatrali, quindi recita, si fa praticamente tutto, e anche riscrive testi e cura le regie di autori illustri, da Pirandello a Goldoni. Di Goldoni direi in particolare, per quello che ho letto sul suo curriculum, è una studiosa specialistica. E un'altra cosa importante che mi pare molto bella da ricordare è che ha ideato un ciclo radiofonico di trasmissioni che si intitola Mirandolina e le altre, ed è stato questo ciclo radiofonico è stato messo in onda da una radio che io amo molto e che è Radio Base, dove c'è una ex collega che fa la direttrice ed è molto sensibile e attenta, Liliana Boranga, al discorso culturale. Bene, allora, questo libro, dicevamo, questo libro che non è una fiaba, è un racconto fantastico, ma perché allora l'ho scelto? Come fortemente voluto anche questo, come la prima perla di questa collana, e perché questo cammello ho voluto che ci portasse in giro nel un itinerario fantastico che spero, al quale spero seguiranno molti altri itinerari della collana di Supernova Venezia Fiabe e Leggende. Perché? Perché comunque della fiaba ha almeno due tratti importanti. Il primo, ed è che è un libro istruttivo, molto istruttivo, senza essere moralisticamente pedagogico, cioè insegna senza fare la morale, trasmette informazioni etiche senza costringere a seguirle, e questo è molto importante. E secondo, perché ovviamente stimola ed appaga la fantasia, ma in più è un libro molto ben scritto, è un libro che si presta a svariate letture, cioè a una semplice lettura di piacere, a una lettura storica, a una lettura culturale, a una lettura toponomastica e addirittura a una lettura gastronomica, di cui probabilmente questi biscottini sono soltanto un assaggio. E poi è un libro ironico e molto divertente. Voglio concludere dicendo che c'è un sentimento che chi vuole davvero conoscere e leggere in senso ampio la nostra città dovrebbe sempre mettere in moto, ed è lo stupore. Lo stupore è una chiave di lettura, è qualcosa che, come posso dire, non ferma la mente, ma mette in moto l'anima ed il cuore. Ed è importante, se noi vogliamo conoscere questa città, provare stupore per Venezia. Venezia poi è una città magica di suo. Il mito della sua origine dice che è nata dal nulla, anzi qualche leggenda ci racconta
che Domine Dio ha dato agli angeli un sacchettino di pietre preziose, chiedendo un posto a loro per spargere questo prezioso tesoro nel posto più bello del mondo, ed è stato individuato come la nostra laguna. Ma è una città doppia, è veramente magica, sopra, sotto, è riflessa, guardi su e vedi giù. E poi è una città, ma come fa? Sta sul nulla, non ha fondamenta, sta sull'acqua. E poi è piena di rumori, di rumori strani, di sussurri, di bisbigli. È piena di sbattere di qualcosa che non si capisce, di sciabordì. È veramente una città magica. Perciò, se mettiamo insieme questa magia, già di suo, di cui è ricca questa città, e lo stupore che ci serve come chiave per aprirci un mondo particolare, non ci sarà difficile pensare che un cammello possa uscire da un muro e ad attraversare tranquillamente la sua città. Questo è il cammello di Gemma e di Alessandra. Io vi invito a seguirlo, vi assicuro che scoprirete un mondo straordinario e fantastico. Allora, intanto volevamo ringraziare moltissimo Daniela Zambullin proprio per il suo, proprio per, la, vero, per, il calore. Per il calore, per la passione, per l'entusiasmo, e anche ci ha subito molto incoraggiate a fare questo lavoro. E dopo volevo ringraziare Stefania Bertelli, che è una mia amica di infanzia, che giocavamo insieme addirittura in Campo San Polo quando eravamo proprio piccolina, e che sono molto felice che sia qui con noi. E poi volevo raccontarvi l'inizio di una storia, che sarebbe la prima storia scritta da Gianni. E dopo Gianni, subito, interverrà nel punto in cui la cerco. Allora, siamo in Campo dei Mori. Campo dei Mori, siamo appunto su una situazione tipo di domenica pomeriggio, giorno di festa, non è specificato bene quale, tipo festa. Campo deserto. Chi abita da quelle parti sa che sono zone, vero? Dove c'è sempre una grande calma. Si trovano questi bambini due, Giovanni e anche Cecilia. Come ogni pomeriggio si trovano. Vogliono giocare, non sanno bene che gioco fare, come capita spesso, e vedono che arriva un artigiano che ha bottega lì. È un po' un falegname creativo, un falegname artista, artigiano. Vanno dentro in questo negozio, come fanno sempre, lui dice, ma sì, venite. E lui dice, guardate, ho anche un pacchettino di biscotti. No, sì, come una specie di questi che vedete, allo zenzero, di biscottini allo zenzero. Loro tutti contenti cominciano a mangiare, l'artigiano che è anche il loro amico da colla, forbici, come così, insomma, spesso si fa con i bambini anche per fare stagiani. Questi cominciano e subito, come si chiama l'artigiano? Gaetano subito riceve una telefonata, che appunto c'è una persona che lo chiama subito di corsa per fare, lui subito scappa, sì sì certo, scappo, e chiude la porta. E loro rimangono dentro questa vetrina così, proprio chiusi. E cosa fanno? Giocano un po' con la carta, con la colla, con qualche strumento, e dopo basta, si stufano. Intanto viene sera, qualcuno passa, li vede, crede che siano bambini che giocano, gli fanno anche delle foto, certi turisti, e loro, uffa, fateci uscire, nessuno li sente, e viene scuro. E loro sono lì, anche molto spaventati. Mi tremeranno le mani perché mi ha già detto che mi picchia se gliela leggo male. Ormai il cielo si era fatto buio. La luna stava sorgendo lontana, tutto era deserto, non passava anima viva. I due bambini si erano seduti in vetrina e non sapevano che fare quando un'ombra attraversò il campo. Che cos'è stato? Sussurrò Cecilia. Non lo so, forse un colombo. Era troppo grande per essere un colombo. In quel mentre altre due ombre passarono davanti alla vetrina e poi una quarta. Giovanni non riusciva a credere a ciò che stava vedendo. Quelle ombre altro non erano
che le statue dei Mori. Cioè, erano proprio i Mori, in carne ed ossa, come se niente fosse uno di loro. Quello col naso di ferro entrò nel laboratorio di Gaetano, prese la piccola panca, la sedia di legno e lo sgabello e li portò fuori sbuffando. Sempre a me tocca sfaticare! Hai voluto la posizione migliore? Hai messo in giro la voce che toccare il tuo naso porta fortuna? E adesso lavora! Gli rispose il Moro con il libro e la barba. Ah, la solita panchetta scomoda! Si lagnò un altro Moro portandosi le mani ai capelli che aveva lunghi e fluenti. Sistemati quei capelli invece di brontolare! Sono almeno 600 anni che giri conciato in quella maniera! Sarebbe ora che ti dessi una regolata! Gli disse il quarto Moro, che era un po' storto e portava un turbante notevole. Dico solo che con tanti bei negozi che c'erano in giro, forniti di tutto, sedie comode, spezie profumate, sete preziose, l'unico rimasto aperto è questo misero posto, dove un tipo un po' svitato fa delle cose magari pure belle, ma un tantino scomode. Va bene, va bene. Io mi sistemo sulla mia cesta. Così tu ti metti qua e cerchi di non lamentarti, almeno per 10 minuti. E il Moro, col naso di ferro, si accomodò su una specie di puff. Ora vi leggo una storia. Disse con aria solenne il Moro più vecchio, aprendo il suo libro. Gli altri stavano per protestare, ma furono interrotti da una specie di nenia proveniente dalla riva. Pepe de pepe de zenzo di buoni, buoni de succari, curcuma tinta, cubebe zenzeri e zenzeri, zenzeri verdi, zenzeri sorati, salamodiado, spigonardo, macis, cassia. Un'ombra si profilò lungo il margine del campo e all'improvviso la voce svanì. Nella chiara luce notturna tutto fu un silenzio, i Mori seduti, la luna in cielo, i colombi addormentati nei loro nidi tra i tetti, le pantegane circospette. Anche l'acqua del canale sembrava immobile e muta. Giovanni e Cecilia contemplavano quella scena straordinaria e nessuno dei due riusciva a dire niente per lo stupore. L'ombra si era fermata e allora nel silenzio si avvertì forte un rumore, quello di qualcuno che stava annusando con impegno l'aria. E poi la voce tuonò. Bordosti! Tutti fecero un salto per lo spavento e il Moro lagnoso rotolò per terra. Poi l'ombra riprese a muoversi, piano piano, facendosi via via più piccola. Qualcuno o qualcosa si stava avvicinando. E mentre Giovanni cercava con la coda dell'occhio una possibile via di fuga nel caso in cui fosse apparso un orco o un altro mostro assassino, l'ombra non ci fu più. E nel campo fece il suo ingresso un dromedario. Sì, ma un dromedario piccolo. Grande come un grosso setter, tanto per intenderci.
Cecilia fu la prima a riprendersi dallo stupore. Che bel cammellino! E corse fuori per fare qualche carezza allo strano animale, dimenticandosi dei quattro personaggi seduti in campo. Per mille mastelli! Gridarono i mori in coro. Siamo stati scoperti per 200 galanghe! Tuonò il piccolo dromedario, che aveva davvero una voce potente. Cos'è tutta questa ressa? E tu come ti permetti di chiamarmi Cammellino? Hai idea di quanti anni ho io? Disse rivolgendosi a Cecilia, che fece un passo indietro per lo spavento. Giovanni si avvicinò per aiutare l'amica, ma la strana creatura non gli lasciò il tempo di parlare e cominciò ad annusarlo con molto interesse. Noce moscata? Candita? Chiese con voce suadente e un incredibile sorriso. Forse è il profumo dei biscotti della Irma, rispose Giovanni. Devo fare il secondo? Certo. Sì, io se non ho sempre l'Alessandra che mi dice quello che devo fare. Oh, a che pagina era il secondo? Pagina 28. Ok. Allora, il secondo è Ma dove avete la testa? Era una mattina di primavera, un po' umida. Il cielo era bianco e grigio, pieno di nuvole pallide, come spesso accade a Venezia. E non si capiva bene se sarebbe stata una giornata calda o fredda. I signori Dufour, francesi di Lione, avevano messo la sveglia alle 7 perché volevano sfruttare gli ultimi giorni di vacanza in laguna. In particolare avevano deciso di esplorare quella parte del sestiere di Canareggio che di solito non rientra negli itinerari segreti, nelle guide tascabili e frettolose che vengono stampate in tutte le lingue del mondo. No, no. Monsieur Pierre Dufour era un turista molto curioso. Non si sarebbe certo accontentato del solito percorso, stazione, Rialto, San Marco, Accademia e giro in vaporetto sul Canal Grande. Anche i suoi bambini poi erano abituati a camminare e quella mattina non vedevano l'ora di toccare il naso di ferro della famosa statua di Campo dei Mori. Il maggiore, Marcel, camminava guardando ora una piantina della città, ora i ninzioletti con i nomi delle calli e dei ponti, e ogni tanto controllava il resto della famiglia, mentre i genitori lo seguivano tenendo per mano le due sorelline. Secondo me manca poco, entriamo qui, ecco! Ecco Calle Larga! È la strada giusta! Poi ci dovrebbe essere un ponte! Ah, eccolo lì! Sbrigatevi! Cosa c'è di scritto lassù? Ehi! Ci siamo! Ecco! Il Campo dei Mori! Le bambine si avvicinarono incuriosite alle due statue che guardavano il campo. Questo non ha il naso di ferro, mamma, questa statua ha un vestito diverso. Poveretto, guarda il naso di pietra tutto consumato. Glielo hanno rotto col pallone. Ma dov'è quello col naso lungo? Monsieur Dufour sfogliava perplesso la guida.
cercando le fotografie delle statue dei Mori. Qualcosa non lo convinceva. Proprio lì, all'angolo, davanti al ponte, ci sarebbe dovuto essere il profilo di pietra col nasone di ferro del mercante chiamato Sior Vioba. Marcella e le bambine si guardavano intorno un po' delusi, mentre la mamma osservava incuriosita la strana figura che sporgeva dallo spigolo del campo. Piet! Bambini! Venite a vedere! Guardate cosa c'è scritto qui sopra! Sulla statua! Ri-o-ba! Ma cosa significa questo? Non ha il naso di fatto, anzi, non ha proprio niente. Nemmeno la faccia. Gli hanno portato via la testa. La povera statua era al suo posto, curva sotto il peso di un pacco appoggiato sulle spalle, ma sotto il fardello di pietra non c'era più la testa, né naso, né faccia, né occhi. C'era un orribile ammasso di marmo bianco informe, tutto scheggiato. I Dufour si guardarono intorno sbigottiti. Avrebbero voluto chiedere informazioni a qualche veneziano, ma nei dintorni non c'era nessuno. La trattoria era chiusa. Il campo era deserto. Stavano ancora pensando a chi potersi rivolgere quando sentirono sbattere le imposte di una finestra proprio lì vicino. Una signora in vestaglia innaffiava i gerani sul balcone e sbirciava quella famiglia di turisti così mattinieri. Madame Dufour cercò di imbastire rapidamente qualche parola in italiano, ma la signora in vestaglia la anticipò. Oh, signor Benedetto, cosa è sto disastro? La testa, non vi sei più la testa! Iga, porta via la testa di Vioba! Dopo qualche minuto, tutti erano affacciati alle finestre. Il campo, il ponte e la fondamenta brulicavano di persone incuriosite e indignate. In breve tempo la notizia si propagò e iniziarono ad arrivare i vigili urbani, poliziotti, storici dell'arte, fotografi, cronisti, funzionari del comune di Venezia e della sovrintendenza delle belle arti, addetti ai lavori. La terribile fotografia della statua sfregiata apparve in tutti i siti internet di informazione. Le agenzie lanciavano la notizia, mentre i giornali e televisioni di tutto il mondo preparavano articoli e servizi. La giornata trascorse frenetica tra un continuo via vai di veneziani e turisti, indagini, dichiarazioni alla stampa, interviste al sindaco e commenti di vari esperti. Comunque, nessuno aveva la minima idea di dove potesse essere la testa di Rioba. Chi avrebbe potuto essere interessato a quella faccia di pietra col nasone di ferro? L'avevano rubata e se l'avessero gettata in canale. Qualcuno si era accorto di niente quella notte? Nessuno aveva visto niente. Di ascolto, mi ho aspettato, quindi devo cambiare. Allora, sono contentissima anch'io di essere qua, un po' per questo mezzo secolo che ci lega non più a nomino, e un po' perché ho potuto leggerlo per prima, e devo dire è un libro bellissimo.
rinnovo i miei complimenti, perché è scritto, la storia è una storia originale, divertente, molto ironica, è scritto con chiarezza, con molta freschezza e poi con molta leggiadria, si fa riferimento ad altri temi, come si diceva prima, no? Ci sono diverse letture che si possono fare di questo libro, tant'è che io penso che il tuo, hai scritto un libro per ragazzini dai 9 agli 11 anni, mi sembra un po' ristretta come clientela, perché è un libro che io destinerei ad anche alla più ampia età e poi lo possono leggere tutti, perché è una specie di guida di Venezia. Leggendolo si deve proprio pensare alle strade, ai palazzi, a queste statue che emergono in bassorilievi, le statue in mezzo alle piazze, che con molta simpatia e ironia qui si muovono, parlano, interagiscono con la città e con i vari personaggi che incontrano. E in qualche modo emerge quella cultura che chiamano, gli studiosi chiamano cultura materiale, ma è una cultura materiale che fa tanto bene allo spirito, perché attraverso queste pietre, emerge, c'è proprio la stratificazione, la vera cultura, la stratificazione della città, quello che c'è rimasto del nostro passato, che non necessariamente deve essere solo la statua, il bassorilievo, ma anche quello che comporta, no? Tra i personaggi ci sono i mori, ci sono i musulmani, che in questa città ci sono sempre stati. In questa città ci sono sempre state delle comunità straniere che hanno vissuto benissimo, che hanno avuto rapporti, certo, commerciali con i veneziani, ma anche rapporti di scambi. Ad esempio la cucina, la nostra cucina. Prima si sentivano, no? Io ho sentito anche il profumo delle spezie. Anche le spezie, no? Sono rimaste nella nostra cucina. Io devo dire, uso tantissimo la cannella, la noce moscata, il pepe, perché sento che fanno parte della mia cultura. Come le statue, i bassorilievi, fanno parte della cultura di Venezia. Come fa parte della cultura di Venezia la presenza di persone di diversa lingua, di diversa etnia, che vengono dalle altre parti del mondo e verso le quali c'è sempre stata una grande tolleranza. Allora, io questo libro veramente lo destinerei alle scuole. Farei in modo che i ragazzi lo leggessero. Oltre alla piacevole lettura, c'è anche tantissimo da imparare, non solo della città e delle calli, dei campi e delle statue, ma anche questo rapporto naturale che la città ha sempre avuto. Oggi noi alle volte ci stupiamo, no, delle presenze straniere, dei ragazzi di altro colore, di altre lingue che ci sono a Venezia, che ci sono ormai nella nostra società. Però secondo me andare a ripescare la nostra storia, andare a riconoscere, no, quello che è stata una peculiarità della città, la trovo un'operazione molto interessante, molto bella e che ci dà la vera cultura, quella non la cultura, la teoria, no? Il libro fine a se stesso, ma quella con cui si convive, con cui si può, ci si può arricchire, perché è nata, è una cultura che nasce dallo scambio e dalla tolleranza. Devo dire che sentendo leggere Gianni Moy, mentre io lo leggevo, veramente mi facevo uno spettacolo davanti, perché veramente sarebbe molto bello, una pièce teatrale, ma anche un film, no? Metà di animazione e metà con i personaggi veri.
perché i personaggi hanno questa qualità che escono dalla pagina e si mettono a dialogare anche con te. Questa è stata la sensazione. Per cui lo stupore, prima si parlava lo stupore, la meraviglia che gli stessi personaggi subiscono, no? nel vedere passare le statue, il cammellino che gira per la città, è anche stata lo stupore e la meraviglia del lettore nel leggerlo. Bravo. Dovete fare un'introduzione, un cappello o no? No, qua. Ok. Allora, adesso leggiamo il cammello e la mappa buca. 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 Buca, sì. Come mai buca con due c? Buca. Perché si chiama così. Che domanda. Era arrivato Carnevale. Il periodo più amato dal cammello Bombasa. Nella confusione di turisti e maschere era più facile passare inosservato e girare liberamente a qualsiasi ora. Una mattina, in cui aveva deciso di fare un giro fino al campo del ghetto, era stato attratto da un lieve lamento. Ma incuriosito, era andato a vedere e si era trovato di fronte ad una bambina piuttosto grassa, vestita da gabbiano. Ma perché ti lamenti? Ti sei persa, stai male! La bambina gli lanciò uno sguardo lacrimoso con i suoi tondi occhietti azzurri e si asciugò il naso, coperto dal becco, con la mano mimetizzata nell'ala del costume. Ma non parlò. Mombasa le offrì una caramella allo zenzero e la bambina reagì cercando di scappare. Era però così impacciata dentro a quel costume che scivolò sulle pietre umide e cadde con le piume al vento. Non voglio farti del male. Conosco Venezia benissimo. Se mi dici dove sono i tuoi genitori, ti porto da loro. Vuoi? Per tutta risposta, la bambina se ne uscì con un sonoro ca. Poi, visto che il cammello era ammutolito, gridò ca, ca ca quac, leoc. Per mille calanghe! Non ho mai sentito parlare questa lingua. Meglio chiedere aiuto. Così, Mombasa, dopo aver strattonato un po' la grassa bambina per convincerla a muoversi, la prese per l'ala e la portò con sé. Andava verso la casa di Josh e Ali, due orientali che aveva conosciuto in uno dei suoi giri notturni e che, quando l'avevano visto, non si erano per niente stupiti del fatto che lui fosse un piccolo cammello, che in realtà era un dromedario, che in realtà era uscito da un bassorilievo di marmo attaccato alla parete del palazzo Mantelli. Mastelli. Chissà perché Mantelli. Imprese di Sakai. Però per conto. Quando l'avevano incontrato, l'avevano salutato con grande naturalezza, perché conoscevano le storie delle statue che parlano, di quelle che girano di notte e un sacco di altre stramberie della città. Mombasa pensava che loro due avrebbero senz'altro capito la lingua della bambina e avrebbero pure trovato il modo per aiutarla. Suonò al loro portone. E come capita spesso a Venezia, non si sentì in risposta alcun rumore dall'interno del palazzo, come se fosse stato disabitato. Poi, dopo un certo tempo, la serratura scattò e un refolo di alghe e rettili di nave accolse i visitatori,
salirono le scale ripide. Una rampa con i gradini larghi, una con i gradini stretti, una storta e una appena restaurata su disegno di un celebre architetto. A destra, sulla parete rosa scrostata dalla salsedine, una finestra dava su un'altra finestra di un'altra rampa di scale e in alto un lucernario dava sulla soffitta di un'altra casa. Come rumore di fondo, solo il tubare dei colombi e il raspare metafisico delle loro zampette sulla grondaia. Avanti, dimmi. No, ah. È bello metafisico però, io l'avrei visto più metafisico, l'avrei visto più metafisico, vabbè, facciamolo metallico però perché sei stato scritto, sì. Come rumore di fondo solo il tubare dei colombi e il raspare metallico della loro delle loro zampette sulla grondaia. Avanti, è aperto! La voce di Josh, che si stava avvicinando, li accolse. Il vecchio portava una palandrana di velluto blu e aveva il volto incorniciato da una barba bianca e leggeva come velo in mano, teneva una bustina di tè. Bravi, bravi! Siete arrivati in tempo per prendere qualcosa di caldo. Entrate, mettetevi comodi. Alì! Ci sono ospiti! E imperturbabile tornò verso la cucina. Mombasa guidò la gabbiana nel salotto, che era anche un po' studio e un po' sala da pranzo, e la fece accomodare su un grande cuscino. Lei si guardò intorno. La stanza traboccava di libri, tavolini, tappeti e tappetini e tanti oggetti così diversi l'uno dall'altro che a descriverla non sarebbe bastato un libro intero. Adesso l'ultimo incipit. Ah, sempre io? Sì, scusa. Non mi ricordavo. Che pagina è, Alessandra? 78. Ah, quello del canto. Allora, il gatto Menego non era né magro né grasso. Aveva il pelo grigio, con delle strisce marrone scuro e marrone chiaro. Due occhi gialli e verdi che cambiavano espressione ogni 5 secondi. Gli avevano dato questo nome perché aveva sulla fronte un disegno di peli quasi neri che sembrava una M maiuscola. Insomma, era un gatto come tanti altri, un comunissimo soriano tigrato, così normale che lo si sarebbe potuto scambiare con altri 100 simili a lui. Se non avesse avuto il fiocco che la ragazza gli aveva attaccato al collare antipulci. La ragazza e Menego abitavano insieme a Venezia, in un piccolo appartamento al primo piano di una vecchia casa nel sestiere di Canareggio, affacciata su una fondamenta silenziosa. Le finestre della cucina erano proprio vicine alla grondaia e Menego aveva imparato presto ad andarsene quando ne aveva voglia. Bastava un piccolo balzo, un po' di attenzione e in un attimo era fuori. Qualcuno però doveva aver fatto la spia perché un pomeriggio la ragazza, appena rientrata dal lavoro,
lo prese in braccio dicendo: adesso ti metto un bel fiocco, così se scappi e ti incontro in giro so che sei tu e non ti confondo con nessun altro. Ce ne sono tanti di gatti come te qua intorno. E poi voglio che tutti vedano che sei il mio Menego, non devono mica pensare che sei un randagio qualsiasi, E iniziò ad aprire cassetti e stipetti in cerca di chissà cosa, finché non le capitò in mano il sacchetto con la decorazione di Natale. Ecco qua, trovato. Questo è perfetto. Menego cercò di divincolarsi, ma ormai la ragazza gli stava attaccando al collare antipulci un fiocco di stoffa blu con tante stelline d'argento, di quelli già pronti che si appendono ai rami dell'albero di Natale e infiocchetta nei pacchetti per far bella figura quando si fa un regalo. Lo sollevò con la faccia avanti alla sua e gli diede un bacio sulla fronte, proprio sulla M maiuscola. Bello mio amico, adesso sì che sei elegante. Aio, sta fermo con quelle zampe che mi fai male. E lo appoggiò per terra perché il gatto cominciava a stufarsi di stare in braccio e si agitava, parecchio innervosito da tutta la faccenda. Menego corse in camera e, guardandosi allo specchio, rabbrividì. Figurarsi se sarebbe uscito in strada con quella roba ridicola addosso. Non sono mica un cane, O un bambino! La ragazza usciva al mattino presto e rientrava verso sera. Riempiva la ciotola di croccantini, faceva una doccia, mangiava qualcosa guardando la televisione, stava un po' davanti al computer, telefonava e poi, di solito, usciva di nuovo. La notte capitava spesso che Menego, mentre ronfava beato sul divano, venisse svegliato di soprassalto dal rumore dei passi sulle scale. Allora si precipitava davanti alla porta d'ingresso e, quando la ragazza entrava, le si strofinava con la schiena sulle gambe per salutarla e farle capire che, in fondo, era contento che lei fosse tornata a dormire a casa. Ah, le giornate erano comunque abbastanza divertenti, la ragazza non era molto ordinata e lasciava sempre in giro qualcosa con cui si potesse giocare. Un golf, una ciabatta, una sciarpa di tela colorata. E poi, da qualche tempo, ogni pomeriggio succedeva quella cosa bellissima e strana che Menego aspettava incuriosito come fosse sempre la prima volta. Ad un certo punto della giornata, il silenzio della casa veniva riempito da una pioggia leggera di suoni, come se tante piccole farfalle gli volassero intorno cantando. Menego saltava giù dalla poltrona, si stiracchiava, poi lentamente si allungava sul balconcino della camera da letto e da lì, tra una pianta di salvia e un alberello di rosmarino, ascoltava la musica più bella che gli fosse mai capitato di sentire in vita sua. Poi vogliamo ringraziare Giovanni, che ci ha letto tutta la sua passione, e anche Giovanni, l'editore, che ha veramente creduto in questo progetto. Grazie. E anche iniziamo a servirvi dei nostri discorsi. La giornata di oggi la troverete in YouTube e in Facebook nella mia pagina, quindi chi vorrà andare dovrò comprimere il video, però troverete tutto, quindi se avete anche amici a cui far ascoltare questa cosa potrete farla ascoltare. Grazie.